Ciao, sono Luca e c'ho tipo un raffreddore da circa un mese più o meno. Quindi quasi quasi comincerei. E ho questo microfono fighissimo, non mi tiene le mani libere, sono un po' agitato e parleremo ovviamente di come trovare lavoro. Allora, si comincia. Ciao a tutti. Dunque, vi racconto un attimo l'esperienza, perché sono qui, che cos'è questa cosa che oggi vi racconterò. In pratica ho fatto più o meno questo seminario a aprile a Roma, in un evento per aspiranti web designer freelance. La cosa andava molto bene, ci sono stati dopo il mio intervento circa 5-6 licenziamenti, e quindi di cui sono molto soddisfatto. E quindi ho detto, ma perché io non posso contribuire al licenziamento massivo d'Italia andando a spargere il verbo anche in altre città? E quindi ho cominciato fondamentalmente ad andare in giro, perché mi piace viaggiare, e andare in giro a raccontare un po' più o meno delle mie storie personali che mi hanno aiutato a trovare lavoro e a trovare nuovi progetti. E quindi, per chi non lo sapesse, oggi siete qui a Firenze. Questo in realtà me lo segno, perché così se mi scordo la città. Ok. Cominciamo così, vi presento, vi dico quello che secondo me voi oggi siete, così noi patti chiari e amicizia lunga, vi dico un po' a chi oggi io sto parlando. Dunque, io ho riassunto più o meno la vostra vita nelle prossime tre slide. Voi a un certo punto nascete, studiate, disoccupati. Questa è più o meno la storia della vostra vita in 5 secondi. E per quelli di voi che sono stati particolarmente fortunati o sfortunati, a seconda, diciamo, in punti di vista, invece qualcuno di voi ha effettivamente cominciato a lavorare. Se qualcuno di voi effettivamente ha sperimentato questa forma straordinaria di passare il tempo, vi devo informare di questa cosa, che, signore e signori, questa foto è falsa. È stata infatti acquistata su iStock Photo a 1,20 euro, e il motivo per cui è falsa, che io ho già capito fin dall'inizio, è che in circa 10 anni di onorata carriera, intanto non mi sono mai vestito in giacca e cravatta, non ho mai lavorato con un computer non attaccato alla presa di alimentazione, e soprattutto non ho mai avuto due ragazze avvenenti contente del fatto che avessi appena chiuso una task. La realtà delle cose è leggermente diversa. Questo più o meno sarà, se siete fortunati, il vostro collega. Questo è il vostro capo. E questa è la vostra situazione finanziaria. Bene, allora, se siete tra questi fortunati, vi devo dire che ci sono delle soluzioni. Allora, ce ne sono tante in realtà, e qui ho fatto un elenco delle soluzioni che non vi racconterò oggi. È un po' l'ultima l'ho depenata oggi in treno, perché mi sono reso conto, no, di questa storia delle Filippine. Non è una battuta molto molto carina da dire, però vi giuro che fino a qualche settimana fa era inclusa tra le soluzioni. Da oggi in poi ve la sconsiglio totalmente. E quindi in realtà il tempo stringe, ogni anno c'è una di queste soluzioni che va via, quindi per favore affrettatevi. Invece la soluzione di cui vi racconterò oggi è leggermente diversa, ma ce ne saranno tante che vi daranno la vostra strada. La prima è per esempio questa. Io sono un designer, sono un creativo, e il mio grandissimo problema è che non sono mai stato un amante dei numeri. E se penso alla statistica, penso al mio esame in statistica, l'unico credo in cui presi 19, e quindi veramente non amante dei numeri. Eppure, se all'inizio della mia carriera avessi un po' esplorato questo fantastico mondo, probabilmente avrei già pensato ad alcuni accorgimenti che poi invece ho adottato. Per esempio, una cosa che ho pensato, questo è un dato aggiornatissimo, del fatto che ci sono circa il 12% dei disoccupati in Italia. E lo so che cosa state pensando voi oggi adesso. Troppo pochi. Ed è la stessa cosa che ho pensato io. Forse il problema non è nel 12%, ma nell'87% che sta lavorando in questo momento. E mi chiedo, tra queste persone che stanno lavorando, ma c'è qualcuno che è felice? Ma c'è qualcuno che porta a casa dei soldi che non gli permettono soltanto di pagarsi l'affitto, ma anche di, non lo so, realizzare, concretizzare i propri sogni, che non sia l'abbonamento a Sky? Non lo so.
Me lo domando. E un'altra cosa che mi fa pensare è che circa il 50% dei lavoratori in America vuole cambiare lavoro. In Italia purtroppo non c'era questa statistica perché non c'era l'unità di misura adatta per esprimere il dato statistico. Altre due domande chiave, parlando di numeri, è: quante persone esattamente e realmente stanno facendo la vostra professione nella vostra città? Allora, significa realmente? Realmente significa che io campo grazie a quella cosa. E questo lo sottolineo perché incontro praticamente ogni giorno persone che dicono che fanno qualcosa, ma in realtà trovano altri sistemi di monetizzazione. E poi, se nella mia città, ok, una qualsiasi città sperduta della Sicilia, se sono siciliano, ci sono zero persone che fanno la mia professione, che vuol dire? Beh, vuol dire che è statisticamente impossibile che voi riusciate a fare questa cosa. E questa è una figata pazzesca, perché quando una cosa è statisticamente impossibile, arrivano i creativi e vi dicono: sai cosa? Statisticamente impossibile significa che, uno, tu non riuscirai mai a fare quella cosa perché nessun altro statisticamente ci è riuscito, oppure, due, siccome nessuno ci è riuscito fino adesso, tu sarai il primo a riuscirci. E quindi è bello perché ancora una volta in realtà di fronte a un dato statistico poi un po' ognuno fa come cazzo gli pare, fondamentalmente. Ok, e tra questi qui, anzi non solo tra questi, diciamo il top, andate tra quelli che veramente voi ritenete guru della vostra professione, ma quanto guadagnano annualmente? Quanti soldi fanno? Perché noi, non lo so, facciamo spesso i fighi, no? Oggi siamo venuti qui, però non ci diciamo mai effettivamente quanti soldi facciamo attraverso il nostro lavoro. E io ho lavorato come freelance, come web designer freelance per tantissimo tempo, per 6-7 anni, e sono da curiosare per vedere chi è, diciamo, quanto un freelance si porta a casa ogni anno in Italia. Questa è la cifra. È vero o no? Non lo so. Viene fuori da uno studio che ha fatto Webhouse, che è un blog che parla di tecnologia, e che ha fatto proprio delle domande specifiche delle persone. Boh, 27.500 euro l'anno, sono pochi, son tanti, non lo so, certamente lo Stato ne sa più di me. Quello che però a voi vi interessa sapere è questo, che a Londra, San Francisco, fondamentalmente la media è di 70.000, è di più e di meno, vi conviene per cui andare a Londra, San Francisco, non lo so, non lo voglio dire, e soprattutto non voglio incorrere nel problema che ogni volta che parlo bene dell'estero, cosa che faccio spesso anche nel mio blog, tutti cominciano a dire: ma allora perché tu sei in Italia? Allora in realtà tu ci vuoi tutti fuori perché così ci freghi il nostro lavoro. E quindi sono tutti contenti quando dico queste cose, poi esco in genere dalla sala e c'è qualcuno che mi vuole ammazzare praticamente. E quindi io dico, parlo soltanto i numeri, così poi l'interpretazione sta a voi. Bene, secondo consiglio, preparare un buon curriculum. No, però un buon curriculum è la morte. E per fortuna che ho trovato una fantastica statistica che dice questo. Ogni settimana vengono caricati soltanto su Mosser, che certamente non è l'archivio di tutti i curricula del mondo, 427.000 curricula. Bene, significa, ho fatto un po' di ricerche, significa circa 250 al lavoro, significa che per chi posta il lavoro aspetta più o meno 200 secondi prima di ricevere la prima proposta da un candidato, e significa che spenderà più o meno 5-7 secondi per leggere fondamentalmente la vostra esperienza. Quindi, risposta, basta curriculum, non ne posso più, non ne voglio leggere, non ne ho mai inviati, chi se ne frega, non mi interessa niente sapere che cosa avete fatto fino adesso. Bene, allora qualcuno di voi mi dice, vabbè, ma io invece sono più furbo degli altri, ti dico che è molto molto più importante la lettera di presentazione. Peccato, e questo non lo sapevo nemmeno io, scusate, ci arriviamo, diciamo, sulla lettera di presentazione ho scritto questo articolo che vi consiglio di leggere, sono dei consigli basati sulla mia esperienza, e la cosa bellissima di questo articolo è che circa ogni mese ricevo minacce di morte via email di gente che l'ha letto e che dice: ma tu non dovresti parlare di queste cose, non si sa perché, fondamentalmente la gente odia così a buffo. Però la cosa interessante è che circa il 17% delle lettere di presentazione effettivamente vengono lette.
Allora, vi faccio un piccolo paragone. Cioè, piuttosto andate a giocare d'azzardo. Se voi volete fare dei soldi, avete più possibilità di vincere alla roulette piuttosto che fare una bella lettera di presentazione. Allora dici, va bene, ok, l'accetto, che cosa non fare? Che certamente non ci indica una strada, però intanto batticchiare amicizia lunga, voi sapete più o meno il mio punto di vista. Allora, che cosa ci consigli di fare? Benissimo, beh, la prima cosa che potreste fare è intanto andare su una cosa chiamata internet e smanettare su questi siti. Su questi siti troverete diversi annunci di lavoro, soprattutto diciamo da vie piuttosto informali. Bene, sapete cosa? Questa qua non è una soluzione definitiva. Perché? Perché voi state facendo un grossissimo errore, che è quello di cercare lavoro cercando lavoro. Ed è una grande cavolata. Infatti, altro consiglio, smettetela di cercare lavoro. Non è così che si trova lavoro. È ovvio, no? È ovvio. Perché è ovvio? Perché se voi oggi effettivamente trovate il prossimo lavoro, lo trovate sul giornale di fiducia, allora voi riuscite finalmente a contattare l'imprenditore, riuscite finalmente a farvi assumere, oppure il vostro prossimo progetto, vi assicuro che più o meno quello sarà l'unico che farete con quell'imprenditore, a meno che non siete particolarmente fortunati. Vi assicuro che a distanza di 10 anni quel sito sarà soppiantato da uno molto più brutto e voi avrete già perso tutti i soldi che vi siete fatti dare da quell'imprenditore, ammesso che vi abbia già dati nell'arco di 10 anni. E quindi smettetela di cercare lavoro, perché la soluzione per trovare lavoro è cercare persone. Il business è fatto di persone che hanno un cuore, persone che hanno dei gusti musicali di qualunque tipo, e allora trovate una persona particolarmente brillante, una persona che vi piace, una persona con cui vi piace stare, non, con cui vi trovate bene dal punto di vista lavorativo, e anche se lui in quel momento non vi sta dando lavoro, non importa, circondatevi da quelle persone, perché tra qualche anno saranno loro a chiamarvi, perché diranno: guarda, io oggi mi sta portando questa cosa, questo progetto, questo business, noi due ci troviamo bene insieme, condividiamo dalla mattina alla sera mille progetti, mille cose, lo voglio fare con te. E lo voglio fare con te non perché tu hai quella competenza, ok, sì, sei bravo a fare quella cosa, ma non è quello il motore che mi spinge a chiamarti. Il punto è che noi due lavoriamo bene insieme, parliamo bene insieme, e uno dei più grandi problemi nel lavoro è la comunicazione. Comunicare bene risolve già il 50% dei problemi che cadono durante il lavoro, e dunque trovate persone con cui vi piace lavorare. Non fa niente se oggi loro non sono i vostri datori di lavoro. Ah, visto che l'ultima volta che ho raccontato questa cosa mi hanno detto: però allora tu vuoi dire che la raccomandazione, il nepotismo... Non vi sto dicendo, quello che non ho detto è farvi raccomandare da un parente, fondamentalmente. Ok, allora, per fare questo ci sono delle modalità, ci sono degli strumenti. Per esempio, conoscere una persona al giorno. E quando dico una persona al giorno, intendo effettivamente 365 persone l'anno, che è un lavoro non pagato, e qui oggi secondo me potreste anche avvantaggiarvi di circa metà anno, e vi consiglio di farlo perché i vostri datori di lavoro si nascondono, voi non lo sapete, ma magari sono molto più vicini di quanto pensate. E se proprio volete un altro dato che vi può incoraggiare, nella mia esperienza è successo anche di trovare progetti veramente gratificanti dal punto di vista di soldi, dal punto di vista di relazione, conoscendo la persona un anno prima di trovare lavoro. E tu dici: ok, ma se io trovo questa persona un anno prima, che faccio durante l'anno? Vai in vacanza. Questa è la soluzione. Va bene. Ok, facciamo finta che mi hai convinto, devo trovare persone. Che tipo di persone devo trovare? Due tipi sostanzialmente. La prima, io mi muovo troppo per le fotografie, lo so, la prima
sono i guru, cioè sono persone, sono i vostri maestri, sono persone che vi ispirano e che probabilmente non stanno proprio davanti casa. Queste persone probabilmente stanno in America, ma non è detto, probabilmente non parlano la vostra lingua, utilizzano magari dei mezzi che non sono proprio i vostri, hanno scritto scrivono dei blog, magari hanno scritto dei libri, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, trovate queste persone perché vi ispirano e soprattutto vi fanno capire che la realtà non è quella che voi vedete a Ballarò o in qualunque televisione, ammesso che ne abbiate una. La seconda tipologia di persone che dovete, che vi auguro di incontrare, è questo Andy Young, che oggi sto pensando che siamo ripresi e che se lui sa che io l'ho messo in questa presentazione probabilmente mi uccide, che fu il mio primo datore di lavoro quando mi trasferì a Londra. E ve lo faccio vedere in foto, perché lui adesso ha circa 26 anni, io ne ho 31, e all'epoca io ne avevo 26, lui insomma molti meno, e vi faccio vedere che il datore di lavoro ha veramente sembianze che non ci possiamo immaginare. E lui lo incontrai tra l'altro alla terza pinta in un bar a Londra, quindi potete immaginare la mia comprensione dell'inglese, la mia capacità anche di parlare. Bene, se è successo a me può succedere a tutti, e soprattutto cercate questa tipologia di persona, quindi non avviene soltanto nelle vie classiche, e non vi darà lavoro necessariamente una persona in giacca e cravatta molto più anziana di voi. Quindi consigli: muoversi, andate via, scorazzate, abbiamo le gambe, abbiamo la macchina, abbiamo inventato il treno, abbiamo inventato gli aerei, sono venuto qui apposta da Milano, no, dove straordinariamente c'era più caldo di questa città, oggi lo volevo dire, mi sfogo. Come lo fate? Attraverso degli eventi che ci sono addirittura anche in Italia. Uno di questi è per esempio Indigeni Digitali, fanno meetup in tutta Italia più o meno. In Eventbrite, digitate eventi web, Firenze, dove cavolo siete, chiaramente sto parlando comunque a un pubblico che già si muove per questo, e questo per questo me ne sono molto grato. Comunque sappiate, ci sono anche altri eventi in tutto il mondo addirittura, sappiate esiste anche il mondo, dove, perché è importante trovare le persone qui? Perché la relazione che tu stabilisci con una persona che ha comprato un biglietto ed è andata dall'altra parte del mondo, è piena di emozioni, è incredibilmente più stringente rispetto a quella che potete incontrare con una persona che sta di fronte a casa e che vi può avere tra virgolette quando vuole. Con questo non voglio dire raccomandazione bla bla bla, bisogna avere sempre chiaramente un nocciolo, una base di competenze, ma se voi non vi smazzate per girare e incontrare nuove persone, non troverete nuovi lavori. Meetup è in realtà un social network, diciamo, di incontri, funziona tantissimo a Londra, molto poco devo dire in Italia, però se mai vi capiterà di andare all'estero, Londra, Berlino, Amsterdam, funziona benissimo, e io lo paragono a un supermercato del lavoro, cioè voi andate lì, scegliete nella lista, ok, oggi voglio incontrare 50 sviluppatori PHP, 50 designer, quello che volete, andate lì, effettivamente sono soltanto designer, sviluppatori, e voi consegnate, e soprattutto hanno l'abitudine a consegnare biglietti da visita, uno spreco di biglietti da visita incredibile, però voi nel giro di un mese avete circa 1000 nuovi contatti, e quindi anche statisticamente, appunto parlando della statistica, è veramente impossibile che qualcuno di questi non vi chiamerà anche soltanto per ubicarvi. Ok. Quando dico questa cosa, in genere qualcuno dice: ma scusi, ma tu ci fai tutto sto pippone, ti sei fatto tutta questa fatica per venire qui e poi mi dici come consiglio? Dillo. È facile dirlo, è chiaro che se io cerco un nuovo progetto devo dire che sto cercando un nuovo progetto. Ovvio? Non è ovvio. E facciamo un esempio. Dunque, boh, se siete qui io suppongo che qualcuno di voi stia cercando lavoro, quindi ho comunque un nuovo progetto. Quindi per alzare di mano, chi è che è in cerca di un nuovo progetto? Cioè, praticamente, ok, il 40% di questa sala. Io vorrei, di tutti gli altri vorrei il biglietto da visita, grazie, e poi me ne vado, scappo. E quindi il 40% di questa sala sta cercando un nuovo progetto, benissimo. Ok, di questo 40%, quanti di voi le hanno effettivamente detto a tutti i vostri parenti e a tutti i vostri amici? Bravo, bravo, si fa. Il 10%?
Ok, molto di meno. E poi sì, faccio un'altra domanda del Negascalasine. Quanti l'hanno detto su Facebook? Quanti l'hanno scritto su Twitter? Quanti se lo sono tatuati sul braccio? E quanti l'hanno detto ad almeno 5 persone di questa sala? Allora, si dà per scontato che in generale tutti cercano lavoro, ma in realtà lo si dice molto meno. E sapete perché non lo diciamo? Perché è un po' sfigato dire che sto cercando lavoro. E quindi cerco di dirlo alle persone che di solito mi conoscono bene e che certamente non hanno la possibilità di darmi lavoro. Bene, allora superate questa difficoltà e lo faremo oggi dicendo a delle persone che voi non conoscete e non sapete nemmeno se vi potranno mai dare lavoro che state cercando lavoro, e vi dirò anche come farlo. Ok Lu, facciamo finta che tu mi hai convinto che io devo fare questa cosa e devo dire effettivamente alle persone che sono uno sfigato. Come faccio? Facilissimo. Ti costruisci una storia. Che storia? Allora, questa storia deve avere queste caratteristiche, può avere diverse lunghezze, sappiatela regolare in base alla fretta che ha il vostro la vostra persona con cui state parlando e non alle vostre esigenze. Quindi se qualcun altro, se quello di fronte a voi sta sbadigliando, sta svenendo o vi sta dicendo che ha il treno che non può perdere, significa che non ne può più. Bene, come dire, modulate la vostra storia in base a queste esigenze, trovatene una che dura 5 secondi, quella che dura 30 secondi, quella che dura un minuto, in base alla situazione tirate fuori questa storia. Cosa deve avere questa storia? Tre elementi. Uno, mi devi dire chi sei. Ciao, sono Luca Panzarella. Perfetto. Seconda cosa, che cosa fai? Quindi qual è la tua attuale professione oggi? Oggi sto facendo questa cosa. La terza cosa, che non so come mai è quella che ci sfugge sempre, è che cavolo vuoi da me? Cioè molto spesso ricevo email chilometriche di gente che mi dice: ah bellissimo, ho visto quello che hai fatto, guarda bellissimo, faccio questo, questo, questo. Io arrivo lì col fiato sospeso, finisce lì l'email. Muoio, cioè muoio in quei momenti, perché questa persona mi ha fatto sprecare tutto questo tempo, mi ero innamorato di questa persona ma non mi ha detto che cosa voleva. Fondamentale trasmettere l'emergenza e l'esigenza vostra, che può essere anche uno scambio di competenze. Quindi se voi in questo momento non avete chiaro che cosa volete da lui, dovete quantomeno avere chiaro che cosa potete offrire. Ok. E se questo non bastasse, per essere ancora più chiari, presentatevi come il chinotto. Questo è ovvio, non ve la spiego, sto scherzando. La storia del chinotto è questa. Io non sono un consumatore del chinotto, ne sono totalmente indifferente, ne bevo due l'anno, sono veramente un pessimo cliente per il chinotto. Ma se c'è una cosa che so del chinotto, è sto cavolo bevi fuori dal coro. Io lo so, non mi ricordo quando l'ho imparato, probabilmente tra mamma e papà, veramente l'ho imparato da quando sono nato, e quando morirò uno degli ultimi pensieri sarà: il chinotto uguale bevi fuori dal coro. Benissimo, questi qui ci hanno sparato in mille modi e per sempre faranno in questo modo, fino ai nostri figli eccetera eccetera, diranno sempre, associeranno sempre questa frase al loro brand e ce lo spareranno talmente bene in testa, per cui noi qualunque cosa faremo sapremo sempre che chi beve chinotto è una persona leggermente alternativa. Fantastico, questa associazione tenetela ben presente e spammatela su tutti i social e i mezzi e gli strumenti che avete. Quindi Facebook, che non serve soltanto a spiare la gente, Twitter, se volete scrivetelo sulla maglietta, se volete, non avete soldi, createvi su About Me un profilo dove avete pochissime righe, appunto la storia, dove potete dire chi siete, cosa fate, cosa cercate. C'è Mu, dice ok, non so fare biglietti da visita, perfetto, c'è Mu, te lo fa lui, tu scrivi lì nome, cognome, quello che fai, boom, e te lo spiace a casa. Fatemi un blog, fatevi degli annunci di lavoro dove dite: ok, stavi cercando questo, forse hai bisogno di qualcuno che ti fa questa cosa nella tua zona, parliamone. Ditelo in continuazione su tutti i mezzi che avete a disposizione, molti di questi sono gratuiti. Ok, a questo punto dell'intervento di solito faccio questo esperimento sociale. Vi chiederei in 2 minuti di alzarvi e di spostarvi, cioè di andare nel posto più lontano possibile, chiaramente non là sotto perché se non vi vedo più, rispetto a dove siete adesso. Facciamo un minuto per farlo, grazie. Ah, lo so, è un mondo difficile.
magari non ve ne andate lontanissimo nella zona, cioè state vicino a qualcuno, questo è più o meno il messaggio. Grazie, grazie alla collaborazione. Stanno uscendo, fantastico, eh? Anche da lì tu puoi contribuire. Ok, tempo di agire è questo. Allora, perché vi ho fatto spostare primo? Perché bisogna sempre rompere la sfera di sicurezza che ci creiamo, cioè creiamo in continuazione quando scegliamo la casa in cui stare, quando scegliamo il luogo in cui vivere, in cui lavorare e anche dove sederci. Bene, seconda cosa, perché vorrei che nel prossimo minuto, vi chiedo veramente l'ultimo esperimento, poi vi poteste stringere la mano, conoscere delle persone nuove, oggi, adesso, una, e quella accanto, quella che probabilmente vi accanto che non conoscete, e per, nel farlo vi ricordatevi di raccontare la vostra storiella, quindi chi siete, che cosa fate, quello che cercate. Quello che cercate è fondamentale, non pensate che è una cosa no, perché è brutto dire che io sto cercando, fatelo, avete un minuto. Ti ho visto su... Ah sì? Ti licenzi? Dai, ti prego, ti licenziati. Ok, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, grazie, grazie, grazie. Grazie, già in questa fase è sempre un casino. Grazie, dopo se n'è andata lì sotto, ho detto così, casomai se me ne vado nessuno mi dice niente. Ok, ok, prima domanda, a quante persone avete consegnato il vostro biglietto da visita? 0, 0, ok, qualcuno ha dei biglietti da visita? Scusatemi. Ok, 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 consiglio che vi do, che è servito tantissimo a Londra, date il biglietto da visita nel momento della stretta di mano, voi lo passate con un movimento ninja, la persona non se ne accorge e quando tornerà a casa avrà già il vostro biglietto da visita in tasca. In realtà spesso noi ci prendiamo in chiacchiere e poi ci dimentichiamo, cavolo, avrei potuto dargli il mio biglietto da visita quando ormai è troppo tardi, quindi dato all'inizio non fa niente se è una cosa strana. Ok. Ok, è vero che vi ho detto, quindi il chinotto, voi dovete avere soltanto un messaggio, dovete sparare, dovete essere spammoni, eccetera. Però, visto che siamo italiani e tanto so che non rispetterete questa cosa, perché non rispetto mai nemmeno io, una accortezza che vi chiedo è, ok, se voi però già sapete più o meno la persona che avete di fronte, con cui parlerete, magari potete un po' scoprire che tipo è, magari potete capire di cosa si occupa e magari tra tutte le attività che voi fate, magari ce n'è qualcuna più che altra che illumina particolarmente. E quindi, quando voi sapete più o meno la persona che avete di fronte, ok, vedo la vostra bella storiella, ma magari la potete leggermente modificare o ampliare o enfatizzare le cose che per la persona che avete davanti sono più importanti.
E tagliando con l'accetta le persone che potreste incontrare, se siete sviluppatori, grafici, designer, eccetera, secondo me sono soltanto due tipologie. La prima sono questi qua, questi che stanno invadendo l'Italia, i startuppari. Allora, i startuppari, guardatelo, perché tanto sono tutti vestiti così, c'è una maglietta, fanno questi movimenti, questa è forse la mia maglietta pure, non so, hanno questi occhiali, sono tutti così, anch'io sono un po' startuppare, quindi in realtà mi prendo un po' in giro, e cosa fanno, cosa pensano, cosa vogliono? Benissimo, vogliono questo, vogliono persone che prima ancora delle competenze tecniche siano motivate e che condividano dei valori, quindi una startup che si occupa di musica, probabilmente cerca dei grandi ascoltatori di musica, e così via, quindi motivazione e condivisione dei valori è fondamentale, è la cosa più importante da dire prima ancora di quello che fate. È un focus, è probabile che cercano uno sviluppo, un mobile designer, cioè una persona che fa soltanto quello e che lo faccia a grandissimi livelli. Cosa vi danno in cambio? Una bellissima instabilità, signori e signori, chi offre di più? Instabilità dipende dai punti di vista, cioè per qualcuno sarà un punto negativo, per qualche altro qualcosa di positivo. In cambio, lo so che sembra strano, ma vi danno tanti soldi, o in cambio delle stock option, e crescita professionale, eccetera, eccetera. Attenzione agli impostori, nel senso che le startup che non ti danno tanti soldi non sono delle startup, non è un lavoro e pertanto potete non accettarlo. Dall'altro lato, dall'altra parte della barricata, ci sono le web company, dunque quei grossi contenitori di gente smanettona che fa più o meno tutto. In cambio vi dà della stabilità, dei limiti professionali, dipende chiaramente molto dal contesto in cui vivete, da quanto è smart il vostro datore di lavoro, di solito è una cultura lavorativa locale. Anche qui attenzione agli impostori, se vi offrono un contratto che cambia ogni 3 mesi, non vi sto dando quello che normalmente una web agency deve offrire, e quindi anche in questo caso non è lavoro e siete liberi di andare in vacanza. Questo diciamo l'ho appena detto, startup instabilità, tanti soldi, instabilità pochi soldi. Ok, precedentemente scrivevo pretendi lavoro perfetto, tutti si sono lamentati e vabbè non esiste. Allora ho scritto questo, che prima è la stessa cosa, però magari qualcuno me lo dirà, mi dirà altre cose. Pretendi il lavoro di cui hai bisogno, vuol dire che raramente ho trovato dei progetti perfetti per me, e ogni volta ho avuto bisogno di cose diverse. Benissimo, identificate le vostre necessità, che cambiano da momento a momento, e cercate di capire se ciò che vi stanno offrendo corrisponde a quello che cercate. Se non corrisponde, poi anche qui siete liberi di andare in vacanza senza sentirvi in colpa. E soprattutto, diciamo di norma, quello che tendenzialmente vi può interessare, ma non è detto, sono due cose fondamentalmente. Una sono i soldi, cioè il lavoro che vi stanno offrendo vi ha una pacca di soldi, fantastico. Seconda cosa, esperienza che può essere lavorativa o esperienza che può essere umana, ok? Quindi voi entrate in quel progetto che siete una persona, o ne uscite che siete una persona diversa. Il giorno in cui troverete un progetto che ha entrambe gli elementi, vi lascio il numero, chiamatemi e ne parliamo. Ok, lui, e se non me lo permettono, guarda che qua non si può fare niente, c'è crisi, Ballarò, non l'hai visto? No, ok, se non te la permettono, crealo o valla a cercare. Una delle slide più impietose di questa presentazione, anche qui vado incontro alle vostre domande che già so che spunteranno, ed è crealo. Non vi sto dicendo che è bello, che è fico inventare la nuova Facebook, vi sto dicendo che le opportunità vanno create e che di solito non si trovano nel posto più comodo in cui vi siete messi, per l'appunto vado a cercare. E poi una slide di cui sono veramente fiero, perché ho preso proprio tutto quello che io ho capito negli ultimi anni, e cioè che ci facciamo un sacco di pippe, e spesso ci dimentichiamo l'aspetto monetizzabile del nostro lavoro, no? Benissimo, allora una delle prime cose che direi a chi mi dice Luca io oggi voglio lavorare, anzi più voglio lavorare, ho bisogno di soldi per pagare le bollette, benissimo, concentra tutto il tuo tempo in ciò che è monetizzabile, che sembra una cavolata, che sembra un'ovvietà, però io
Io ve lo dico, ho messo per facilità due grandi elenchi. Il primo elenco ve lo consiglio dopo la pensione, ammesso che ce la daranno, e il secondo elenco prima della pensione. Cioè sfruttate tutti i tempi che impiegate oggi in attività che non sono monetizzabili e li proiettate, li mettete dentro delle cose che sono o un investimento, quindi anche laddove voi dovete tirar fuori dei soldi, oppure qualcuno che vi sta dando dei soldi in cambio di qualcosa. Tutto il resto sembra strano dirlo, ma non è lavoro. Non ascoltare e chiedere consigli. Ho depennato ad ascoltare perché nel momento in cui ascoltate un consiglio siete già fregati. Quindi il consiglio è proprio non ascoltare direttamente se non al tuo maestro. Allora, succede questo, che quando qualcuno vi sta dando dei consigli è probabile che voi siete in una fase un po' delicata in cui avete bisogno che qualcuno vi dia questi consigli. E quando questo succede magari fate un grandissimo errore, che è quello di ascoltarli. Allora, sapete qual è il problema? Il problema è questo qua, esattamente questo. Allora, dunque, questa è una conversazione reale che ho avuto con un lettore del mio blog, che non ce l'ho con lui, anzi io lo adoro questa persona, perché simboleggia e rappresenta tantissime altre persone che ho incontrato nella mia vita, che mi hanno sempre rotto di fronte a qualunque scelta che prendessi nella mia vita e che avevano voglia di raccontare la loro esperienza e dire: no, questa cosa non la fare, no, questa cosa è giusta, sì, hai fatto la cosa giusta, eccetera eccetera. Sapete qual è il problema? Che tutte queste persone che vi dicono queste cose, se voi andate a scavare un po', in realtà non hanno fatto la vostra esperienza, in realtà non sono nello stato in cui oggi voi siete di fronte alla vostra decisione. Cioè, queste persone con voi non ci azzeccano niente e dunque sono le persone peggiori per darvi dei consigli, e molto spesso loro si sentono legittimati comunque a darlo. Perché? Perché non lo so, perché è troppo calcio, perché siamo una società di allenatori, non lo so, però noi abbiamo sta cosa del buon samaritano che deve dire agli altri cosa fare, mentre la nostra vita è un disastro. Dunque, sempre per il discorso dei cecchini che mi sparano di fronte alla fine della presentazione, io ho depennato una cosa che non voglio dire assolutamente. Vi consiglio caldamente di rimanere in Italia perché è un posto bellissimo e si mangia bene, e invece vi invito a vivere vicino all'innovazione, nel senso, noi siamo, cioè molti di noi si professano come innovatori. Bene, il problema è che lo facciamo molto spesso dentro nel muro delle nostre case, in una città ai confini dell'innovazione dell'Italia, in uno stato ai confini dell'innovazione mondiale. Quindi voi capite bene che non è esattamente il massimo dell'innovazione. Allora, una provocazione, non lo so, una cosa che vorrei dire è: quanti di noi effettivamente hanno assaporato l'innovazione, hanno tastato con mano che cos'è questa innovazione? Quanti di noi, e suppongo che voi lo facciate visto che siete qui, si spostano effettivamente per andare: ah, piacere, signore innovazione, io sono Luca Panzarella, parlateci, capite che cos'è, capite com'è fatta, di solito la trovate in altri posti, adesso vi racconterò quali, oppure sono magari dei centri di innovazione all'interno della vostra città, benissimo, però non facciamo i fichi dicendo che siamo innovatori e molto spesso siamo in pigiama di fronte a un computer. Luca, non volermene, perché tra l'altro anch'io spesso sono in pigiama di fronte a un computer, e quindi la cosa che mi autodico e diciamo, voglio dire a tutti è: a volte perdiamo un po' la bussola e noi siamo convinti di fare ancora innovazione quando in realtà era un'ispirazione nata decenni prima. Bene, queste sono le città in cui oggi si fa innovazione, probabilmente il prossimo anno cambieranno, quindi non è non è una lista definitiva. Quello che voi dovete sapere è: il momento in cui oggi voi avete bisogno di innovazione, ve la andate a cercare come al supermercato o come al cinema, pagate il biglietto per farvi quell'esperienza, raccogliete, tornate dove cavolo vi pare e fate innovazione. Le città più grandi sono più grandi perché sono più importanti e non ci sta niente da fare, mi dispiace. Abbiamo quasi finito, sono stato veramente un ottimizzatore oggi, e vi lascio con qualche slide su come ispirarsi a casa, un paio in particolare, una che sono dei video che mi sono serviti negli ultimi anni, soprattutto per trovare ispirazione, per trovare coraggio e per affrontare un mondo che a mio parere va totalmente nella direzione opposta a quella in cui noi andiamo. Bene, video e ebook, libri.
anche questi, molti sono americani. Ce n'è uno in particolare, un punto che vi voglio raccontare, che è questo libro qua, no? Che dice: potrei fare qualunque cosa se solo sapessi che cosa. Perché quello che spesso succede è che noi ci concentriamo sugli strumenti. Ok, qual è lo strumento per fare soldi? Qual è lo strumento per fare questo? Magari lo facciamo con una foga che ci fa dimenticare perché lo stiamo facendo, o ci fa dimenticare qual è la nostra strada, ci fa dimenticare: ma io voglio veramente fare questo? E se lo voglio fare, a quali livelli, eccetera, eccetera. Bene, letture che mi hanno permesso di fare delle scelte anche contro tutti quelli che mi dicevano non lo fare, eccetera, eccetera. Ultimissima slide, mi presento. Chi sono? Dunque, sono un designer che ha più o meno 10 anni di esperienza. Ho un ottimo curriculum di circa più di 18 progetti creativi falliti, di cui vado molto fiero, però per fortuna due di questi mi generano oggi delle rendite passive. Ho venduto circa 1000 libri, la mia passione è la scrittura, e oggi il mio lavoro tradizionale sono questi due siti. Uno è un'agenzia di sviluppo mobile con una sede operativa a Palermo, e tra l'altro mercoledì sono contentissimo di poter dire che stiamo facendo importazioni di talenti al contrario, e un vicentino per la prima volta andrà a Palermo non per il mare, non per le pennelle e crocchè, ma per lavorare. Non ci crediamo nessuno finché lui non va giù. E poi App & Map, che è un servizio che offre a basso costo di app customizzate sulla base del tuo business, focalizzate sulla geolocalizzazione. Questa era la fine. Questo è il mio sito, questo è l'account Twitter, questo è il tour che sto facendo in tutta Italia, la prossima tappa è il 30 novembre a Milano. E io vi saluto, se avete domande sono qui a disposizione. Ciao! Ci sono domande? Io lo so che avete fame. Ho scritto fare presentazioni per trovare lavoro, mancava forse. Guarda, la domanda che mi fanno è l'altra domanda, mi ha detto: ma perché fa questa cosa? Perché io sono quello che, a parte insomma qui, vabbè, anche in questo contesto, comunque di solito io mi pago il biglietto, io vado, mi auto-organizzo questi incontri, io mi cerco di tirare dentro le persone, cioè, eccetera. Prima risposta così d'amblè: perché voglio cambiare il mondo. Questo lo dico così, la gente: ah, bello, fica, se ne va, ma non capisce niente, neanche io. La risposta vera è perché allora, credo molto nella trasmissione di energia, credo molto nel fatto che quando faccio queste cose ognuno di noi possa tornare veramente a casa e applicare una delle cose che ci siamo detti. Io magari mi rendo conto delle cose che ho scritto, perché una cosa è scrivere, una cosa è applicarle, e dico: ah, cavolo, però effettivamente potrei seguire i consigli di quel disperato. Io mi autoconvinco a licenziarmi, cosa che mi è successa tempo fa, e quindi veramente, quando incontro delle persone che mi dicono: ah, Luca, ho letto il tuo libro, vivo a Firenze, per colpa tua mi sono licenziato, io ho questa responsabilità sul gruppone, però sono contento perché qualcuno sta facendo qualcosa per seguire la sua volontà, e questo è un miracolo. Io conosco quasi esclusivamente persone che mi dicono che si lamentano perché stanno facendo qualcosa che non vogliono fare. Allora, laddove incontro o laddove genero con quello che dico persone che seguono quello che vogliono fare, anche se è la cosa più sbagliata e più assurda del mondo, in quel momento stai migliorando la società, anche se quello poi effettivamente fallirà, perché comunque un'esperienza che poi magari racconterà qui o racconterà al bar con un'altra persona, e quindi stai facendo in modo che la tua società possa accettare più di buon grado gente come noi, dei pazzi che oggi si rinchiudono e parlano di innovazione. Basta. Se non ci sono domande, vi saluto. Sì, ci ho vissuto un anno e mezzo. Anche a San Francisco e a Melbourne. Si mangia malissimo. A Londra impari come lavorare ad altissimi livelli e impari come vivere nel peggior modo.
nel senso che c'è uno stile di vita pessimo dal mio punto di vista, ma pessimo anche comparando più o meno quelli di Roma, più o meno. Con l'aggravante che non c'è il lavoro, perché appunto non c'è la cultura del cibo, ma anche perché non c'è una cultura delle relazioni, per esempio. Quindi è un bel supermercato Londra, pieno di luci, pieno di persone disposte a darti £700 al giorno, benissimo, tu ti arricchisci a livello di materiale, però l'animo un po' secondo me si perde un po', perché in 6 mesi, fai conto, con tutti gli eventi che avevo fatto, avevo collezionato, non so, 1 migliaio di contatti, però come al supermercato erano delle relazioni a scadenza brevissima, cioè io ogni settimana facevo, mi invitavano a dei party perché c'era qualcuno che stava tornando, qualcuno che stava andando, quindi a un certo punto entri nel loop, tu sai che ti devi alzare, c'è qualcuno da festeggiare che non sa che manco che sta facendo, e entri in un loop paradossale per cui chiami qualcuno che hai conosciuto settimana prima e gli dici ciao, dai, andiamo a prendere il caffè, no guarda sono a Istanbul perché mi sono andato, scusa, cioè questa cosa mi generava una tale ansia che dopo un anno bellissimo che rifarei, che è stata l'esperienza più grande della mia vita, non lo vedevo scalabile nel giro di 5 anni sarei morto. Ho detto ok, prima di morire faccio qualcos'altro. Adesso sono a Milano. Ok, difficile questa domanda. Allora, una cosa che voglio dire è che ci sono un sacco di italiani fighissimi fuori d'Italia, ma proprio fighissimi, gente con cui tu ci bevi il caffè, con cui ho fatto il concerto a Negrita e mi sono sentito così talmente italiano, talmente fiero di sta gente veramente a grandissimi livelli che ho detto wow, fighissimo, siamo veramente un popolo incredibile. E guardate che questa opinione è molto condivisa all'estero, che è esattamente l'opposto, è incredibile, è esattamente l'opposto del mood, del sentimento che invece vivi qui. Quindi tu da fuori pensi, cavolo quanto siamo figli, guarda quello lì quanto è bravo, guarda quanto siamo italiani, guarda quanto ci vogliamo bene, benissimo. E magari per molti sarebbe bellissimo tornare in Italia. L'ostacolo più grosso è la paura che tutti questi pensieri positivi che ti sei fatto del ricordo dell'Italia non corrispondono alla realtà. Allora, nel mio caso è stato ok, io ero a Londra, vabbè, ero 2 anni ho fatto Londra, San Francisco e Melbourne. Ero impazzito, mi svegliavo che non sapevo in quale città ero e ho detto bisogna un po' di relax. Relax uguale Milano, non lo so come mai mi è venuta questa connessione, però ho detto vado in Italia, che comunque è un posto più tranquillo, che conosco, in una città più di business e che non conosco, quindi un po' più bello perché mi posso divertire a scoprire con nuove cose, e dove c'è più o meno un mix tra quello che ho visto a Londra, perché è più orientato al business, e poi c'è comunque la cultura italiana. E quindi è 2 anni che sono in una battaglia continua, ed è il tour, è una manifestazione di questa battaglia che ho internamente, di io che cerco in tutti i modi di portare energia positiva al resto d'Italia contro il resto d'Italia che cerca di portare energia negativa nei confronti. Ed è una battaglia che tutti gli innovatori fanno in Italia, tutti ne siamo a conoscenza, soprattutto chi sta all'estero. E chi è tornato oggi sono le storie di chi dice ok, io ho preso tutte queste esperienze fuori, io lo so che dentro l'Italia potrei portarmene dappresso, io lo so che potrei fare dei business e in più essere vicino ai miei parenti, ai miei amici, eccetera. L'ostacolo più grosso non è mai burocrazia, non è mai soldi, è sempre tu contro la mentalità della società in generale, che si manifesta in qualunque cosa, si manifesta nelle chiacchiere che senti al bar, nelle persone che ti dicono non lo fare. Quindi io in questo momento, quando sono tornato, ho detto ok, io sono pronto per fare questa battaglia. Dopo 2 anni ti dico parliamone. Però questo è quello che sto facendo e mi impegno perché io possa veramente contribuire a portare positività, tu lo sai, insomma siamo in TAG, comunque è un centro molto positivo. Questo è quello che sto facendo.
Sì. Quindi poi, cioè, in verità è vero, perché... Tu sei sicuro che diventando ricco saresti più felice? No, se sì. Dipende, viene da molto, ma non ci sono, perché se consideri i soldi come del tempo, un po' più avanti in modo più figo, sì. Non lo so, cioè, è una risposta difficile, perché veramente conosciamo tanta gente che è tornata e dice: io preferisco avere uno stipendio più basso pur di stare in un contesto che mi piace e che io posso pensare di essere uno dei tanti che sta contribuendo a risolvere questa cosa, pur cercando, pur facendo dei colloqui in cui dico: io sono il primo a dire dammi uno stipendio più basso di quanto guadagniamo a Londra, perché tanto lo so che funziona così. Dipende la fase della tua vita, dipende cosa cerchi in quel momento, chiaramente i soldi fanno comodo a tutti e non c'è una risposta definitiva. C'era anche un'altra persona, abbiamo 5 minuti. L'ha dimenticata? Perfetto. No, ce l'ho. Ok. Ce l'ho. La domanda è questa. Certo. A quel punto sei fregato, perché hai lasciato qualcosa di sicuro a 1600 euro al mese. Ah, ok. Hai messo 1000 euro con una promessa di... Ok. Città. A questo punto poi si devono... Mamma mia. Allora, facciamo finta, non so, nel 2012 lavoravo come freelance, però l'ho fatto per un anno, per una società, mi dà un fracco di soldi. Non ero soddisfatto perché non stavo costruendo un asset per me, perché quello che facevo non mi gratificava, alla fine della giornata tornavo a casa, spegnevo il cervello, ero solo stanco e quello non mi gratificava. Bene, quella cosa è per come mi era stata presentata e chi me la presentava aveva tutte le buone ragioni per farlo, quindi non è che mi stava mentendo, ma la presentava in un modo completamente diverso. Io ho risolto licenziandomi o andando via tutte le volte che non mi andava bene. Questo causa un sacco di problemi, che non abbiamo tempo per parlarne, però una volta che tu entri in questa fase, è una fase che chiamo di disperazione, per cui tu non hai più un'alternativa, automaticamente sei costretto a costruirti tu quello che vuoi e quindi sei molto più attento a valutare le persone, a fare mille colloqui, a fare delle prove, che facciamo una prova di un mese. C'è gente che dice: ma questo perché è un pazzo, no? Gli sto offrendo il massimo che vuole, la flessibilità che vuole e lui mi chiede addirittura un mese di tempo per pensarci, la prova. È chiaro che molti ti tirano i pesci in faccia e infatti ho pochissimi clienti però tutti curati dal punto di vista relazionale, quindi sono tutti in cui c'è un rapporto molto profondo, umano, per cui se gli dico: senti, io voglio licenziarmi perché voglio fare questa cosa, loro si incazzano, però tutto sommato va bene. Ok, credo siamo in... Ok, se c'è un'altra domanda, se no andiamo a mangiare. Non dovevo dirlo. Ok. L'innovazione, secondo me, l'innovazione è il grado con cui riesci a parlare col bidello della scuola e non sentirti un alieno. La sensazione che avevo soprattutto quando ero a Londra, non ce l'ho a Milano, ma ce l'avevo quando ero a Londra e quando ero a San Francisco, quindi di gente che mi capiva, quindi di gente che lavorava al supermercato, non facevamo veramente agli antipodi del mio lavoro, eppure in qualche modo sentivo che lui mi stava trasmettendo la sua energia, nei suoi sorrisi, nella sua voglia di metterci impegno in quello che faceva,
è una città, un contesto che era quello di San Francisco, quello di Londra, dove andavi alla metropolitana e c'era la pubblicità di Twitter o dell'applicazione nuova che faceva pubblicità sulla metropolitana, eccetera, eccetera. Allora, quando tu ti accorgi che alcuni elementi che per noi qui sono, no, nel nostro settore, li vedi finalmente in contesti ovvi, no? Per cui tu non sei più il genio del computer, perché mi sono rotto le palle di essere un genio del computer, che sono uno sfigato del computer, confrontandomi a grandissimi livelli. Quando tu ti sei immerso in un contesto in cui tu finalmente hai un ruolo, non sei veramente i geni di Google ci parlano di questa cosa, ma, ok? Quando sei accettato per quello effettivamente che vali, stai cominciando veramente a non essere un estraneo, ma a essere assorbito da una società, e questo ti dà un senso di cazzo, sono veramente dentro una città che mi accetta, che insieme a me fa innovazione. Queste città, Milano, Londra, New York, investono fondamentalmente in innovazione, cioè danno soldi per costruire edifici, perché qualcuno ti assuma, cioè questo fondamentalmente, soldi che girano nel nostro settore. Si dice sempre soldi, ma soldi generano cultura, quindi qua non c'è cultura, perché sono tutti quello che può dire sì, ma figurati se sul web si può fare dei soldi. Cioè, io chiaramente vengo i capelli bianchi e voglio rinchiudermi a casa, non voglio uscire più quando dico così, perché veramente si stanno perdendo, tutta la società si sta perdendo un business incredibile e tutto il mondo sta andando avanti e noi a sparare la pala e andare a Ballarò. Vai. Ok. Adesso ci licenziamo. Fare a conferenza. Ok. Questa persona tu la conosci? Ha fatto università o il master? Ha fatto università. Quindi comunque ha avuto dei soldi che ha investito in formazione, che è al pari di prendere un budget e investire in un viaggio che costa 100 euro per andare a Londra. Quindi sono alla fine scelte, e lo capisco, perché tu dici ok, se oggi ho zero soldi, come faccio? Non lo so, cioè la mia risposta che ti direi è: vai a Londra, ti fai 10.000 euro, poi avrai i soldi da investire. Questa è la soluzione più rapida che ho da darti, però è anche vero che una volta che vai lì e ti scontri con problemi di cultura, lingua, devi essere bravo. Anche a fare il cameriere. Con zero soldi è veramente difficile, però ti dico, guarda, noi facciamo un sacco di scelte, che cioè, conosco tanta gente che mi dice: Luca, io non ho soldi, ma e hanno case più belle delle mie, hanno una TV che io non ho, hanno un cellulare, uno smartphone più bello del mio, ok? Cioè comunque hanno fatto, non dico che sono privilegiati quello che vuoi, hanno fatto delle scelte, cioè hanno preso i loro soldi e li hanno investiti in qualcosa, benissimo, io ho preso i miei soldi e li ho investiti in qualcos'altro. E non, raramente ti trovi in una situazione in cui dici ho zero soldi, non ho la possibilità di chiedere 1.000 euro per viaggiare per prendere il biglietto per andare a Londra di 100 euro, vivere un mese e alla fine di quel mese cominciare a lavorare come stagista, come vuoi. Non è facile, non è certamente facile, cioè è ovvio. Le strade più facili in realtà sono veramente trasferirsi, cioè avere un papà ricco, famiglia, eccetera. Quelle sono le più facili e io non le conosco. Non sono strade facili quelle che io racconto. Però in realtà è difficile incontrare la situazione in cui tu dici veramente sono disperato, non ho la possibilità di investire. Perché allora ti dico ok, allora ti vendi alcune cose e le reinvesti in questa cosa. Non hai la certezza che le cose ti piovano, non ho la risposta definitiva. Ok, grazie a tutti.